Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Monsters & Co. e l'Isola dello Spavento. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata, il giorno del mio compleanno. Ma che bello che... Dio mio. Allora, questo gioco ha un ricordo veramente importante. È stato regalato, tra l'altro, il giorno proprio del mio compleanno di... tantissimi anni fa. E piccolo trivia, non mi dimenticherò mai quel compleanno, perché stavo malissimo, stavo morendo di mal di testa e ho finito per vomitare. Però ero contento perché alla fine ho ricevuto questo gioco. Parentesi aggiuntiva l'aggiuntiva: io di questo gioco ho giocato alla versione PS2, questa qui che stiamo giocando. Ma mia cugina giù a Napoli mi regalò al tempo la versione anche PS1 del gioco. Io la ringraziai e gli dissi: guarda, grazie, ma ce l'ho già, per la PS2 addirittura. E quindi mi sono fatto cambiare questo gioco con un altro della Disney. E quindi, senza perderci ulteriormente nel mio vecchio passato, iniziamo una nuova partita. Ci siamo, amico, è arrivato il momento. Se superiamo questo, tu e io potremmo essere la migliore squadra di... Alessandro Rossi. Non posso crederci che siamo stati scelti da Waternus in persona per l'addestramento alla Monsters & Company. Sono abbastanza sicuro che sia lui. Sono troppo nervoso e tu non mi aiuti affatto agitandoti in questo modo. Rilassi. Mentre qui abbiamo il doppiatore vero di Mike Wazowski, se non ricordo male. Ti prego, non ricordarmelo. Sì, d'accordo, ma non voglio che succeda un altro finimondo del genere. Ci è voluto un intero semestre per ricostruire il dormitorio. Ti avevo detto di non ricordarmelo. Va bene, hai ragione, è una cosa da niente. È solo una delle più rispettabili società di tutta Mosca. Esatto. Non c'è problema. Non è come essere sull'orlo di una crisi di... No, assolutamente. Calma. Aver visto... Oh no, non siamo sulla lista. Ma come può essere? Abbiamo compilato tutti i rapporti. D'accordo, erano estremamente confusi, però che diamine! E ora cosa dico a mia madre? Ne sarà totalmente distrutta. Eccolo. Sullivan, James P. e Mike Wazowski. Siete stati inseriti in questi corsi di addestramento perché potenzialmente potete diventare una super squadra spaventi. Qui lavorerete insieme per completare un totale di 15 prove. Già. Sì, 15 prove. Se riuscirete a completarle tutte, guadagnerete un... Con quella bocca. D'accordo? Bene. Per favore, prendete l'ascensore dietro il banco informazioni. Se sì, signora. Tornate pure qui. Benvenuti all'Isola dello Spavento. Altro trivia aggiuntivo proprio di questa sezione qui, tra l'altro. Anzi, due. Una volta mi sono bloccato. Per qualche motivo non mi faceva più uscire da quell'hub. Non so perché. Ero semplicemente uscito dal livello, ero entrato lì dentro e poi non mi faceva più uscire. Non potevo andare nel cinema, non potevo entrare nel tutorial, non potevo uscire da lì. Ho dovuto spegnere e riaccendere. Ah, comunque Tonino Accolla. Mamma mia. Quanto mi dispiace non essere riuscito a conoscerti dal vivo. Mi saresti stato sicuramente un grande maestro. E comunque, no, mi sa che non è Alessandro Rossi il doppiatore di Sullivan. È diversa la voce, quella di Alessandro Rossi è più profonda. E secondo trivia appunto di questa sezione, non so chi si ricorda i film di Scooby-Doo, ma in un film c'era il mostro di Catrame. E io, quando selezionavo Sullivan, finivo sempre la frase in questo modo. E ancora nella mia testa questo processo è attivo. Io sono il mostro! Sì, di Catrame. Ancora funziona, ancora va il mio cervello in questo modo. Benvenuti all'orientamento. Qui supererete delle prove per diventare una super squadra spavento. Mike Wazowski, non hai portato i documenti? Belle le musiche poi, cacchio. Dunque, telecamera con... Ok, no, è semplicemente bloccata. Benvenuto all'orientamento dei mostri. Qui imparerai tutto quello che serve per diventare super spaventatore alla Monsters & Company. Cominceremo con i fondamentali. Il salto. Davanti a te ci sono tre ostacoli. Saltali adoperando il tasto X. X. Passa la porta alla fine del corridoio.
Buona fortuna, ne avrai bisogno. Grazie per fare un salto. Comunque, ok, la telecamera con tutti e due posso mirare e con uno e con l'altro posso girarla, perché usare l'analogico era scomodo, ovviamente. Vabbè, vabbè, non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere. Grazie. Avanziamo allora. Eccoci qua. Che tra l'altro credo che questo meccanismo fosse proprio portato dai tempi della PS1, quando l'analogico ora ancora non era quella chiappa sporgenza. Davanti a te c'è una piattaforma troppo alta, non puoi raggiungerla con il salto normale. Premi il tasto X per saltare. Poi, mentre sei in aria, premilo di nuovo ed eseguirai il doppio salto. Chi l'avrebbe mai detto? Di poterci riuscire? No, penso che fallirò miseramente e mi metterò in un angolo a piangere. Questa sporgenza è troppo alta, non basta neanche il doppio salto. Esegui il doppio salto per aggrapparti alla sporgenza e tirati su. D'accordo, ma con che faccia me lo stai dicendo, Sullivan, però? No, tirati su, abbiamo detto. Bravo. E ora avanziamo. Splendido, ce l'hai fatta. Grazie. E ora andiamo avanti. E ora l'attacco. Anche se non lo incoraggiamo qui alla Monsters & Company. Premendo il tasto quadrato potrai attaccare i giocattoli e anche distruggere oggetti come le casse. Prova a premere il tasto quadrato mentre ti muovi o quando sei fermo. Rompi tutte le casse, poi entra nella stanza successiva. Sì, capo. Anche se Sullivan con quelle facce è un filo terribile. Vai, Crash, facciamo la giravolta alla Crash Bandicoot e avanziamo. Splendido, ce l'hai fatta. Tra l'altro, quadrato attacchi, triangolo mi fa vedere le cose. Cerchio non fa nulla. Ok, andiamo avanti. Stai andando benissimo. Per aiutarti durante l'addestramento ti abbiamo fornito alcuni oggetti da raccogliere. Questa è una borsa delle calorie. Se hai subito danni da un nemico, la borsa delle calorie aumenta di un'unità l'indicatore di salute. Sai che ho sempre pensato fosse un pacchetto di patatine. Cioè, oggettivamente gli assomiglia, però ho sempre pensato fosse un pacchetto di patatine io. Questa è una moneta per un tentativo extra. Se la raccogli potrai provare ancora. Passaci sopra per raccoglierla, poi attraversa la porta alla fine del corridoio. Perché dire che era una vita extra faceva schifo. Straordinario. Eccoci qua. Vediamo le casse di metallo. Ogni mostro ha un balzo speciale. Per eseguirlo premi il tasto X per saltare. Poi, mentre sei in aria, premi il tasto quadrato. È un movimento utile per eliminare giocattoli fastidiosi. È vero, alcuni giocattoli è meglio ammazzarli col salto piuttosto che a manate. Veramente. Le casse per continuare l'addestramento. Sì, signora. Alcuni giocattoli si muovono talmente... talmente velocemente che fai prima davvero a fare così, aspettare che siano loro a venirti sotto. Splendido, e poi te li togli già dalle scatole. Proseguiamo nella prossima zona. Che poi l'isola dello spavento, secondo me, se l'avessero fatta davvero un film sarebbe stato questa molto è la bello. Primordiale. È una parte. O comunque magari non un film, anche solo una serie cartone. Raccogliendola aumenterai il potere del tuo indicatore di paura, rendendo più potenti i tuoi spaventi. Man mano che raccogli la melma primordiale aumenterai il livello del tuo indicatore di paura. Raccogli tutte e 10 le lattine di melma primordiale e passerai alla stanza successiva. In pratica il gioco si divide in questo modo. Tu hai tutti quanti gli omini da spaventare e tutti i barattoli da raccogliere. Ovviamente
la cosa più intelligente sarebbe trova prima i barattoli, poi vai a spaventare i robottini. Poi ovvio che se te lo trovi nel mezzo il robottino, dici vabbè a sto punto. Davanti a te hai un nerd, il nostro sostituto robotico sull'isola dello spavento e la parte più importante del tuo addestramento. Per diplomarsi all'isola dello spavento bisogna trovare e spaventare tutti i nervi dell'isola. Per farlo avvicinati al nervo e premi il tasto cerchio. Una volta in modalità spavento premi ripetutamente il tasto cerchio per caricare i tuoi spaventi. Quando senti la sirena e la luce lampeggiante sopra la testa del nervo diventa gialla, premi rapidamente il tasto X per eseguire uno spavento finale. Provaci, poi passa alla stanza successiva. Dio mio, le espressioni di Sullivan sono terribili. Credo proprio che userò Mike Wazowski per ricordare Tony Nocolla, ti giuro. Mi sa che utilizzerò Mike Wazowski, perché le espressioni così aumentate di qualità di Sullivan sono terribili. Combinazioni di tasti aggiuntive saranno necessarie per i nervi verdi, gialli, arancioni e rossi. D'accordo? Insomma, non dovrei usare solo il cerchio, ti sta dicendo. Stai andando davvero bene. Raccogliere la melma primordiale è una parte importante dello spavento, perché aumenta il livello del tuo indicatore di paura. Come vedi, l'indicatore di paura si divide in 5 sezioni: blu, verde, gialla, arancione e rossa. Questi colori sono uguali a quelli dei nervi dell'isola dello spavento. Un particolare importante: per spaventare un nervo devi avere il colore corrispondente del tuo indicatore di paura al massimo. Sono stata chiara? Sì, signora. Questo vuol dire che per spaventare questo nervo verde devi riempire la sezione verde del tuo indicatore di paura. Ma va? Ricorda che queste lattine rosse di melma primordiale valgono 5 punti ciascuna. Raccogli le lattine rosse di melma primordiale per riempire la sezione verde del tuo indicatore di paura e poter spaventare il nervo verde. Hai capito? Certo, andiamo. Quadrato. E via. Vabbè, quanto se la diverte Sully. Ce l'hai fatta. Comunque, credo che userò Mike, anche perché Mike ha un'abilità di attacco che ti permette di camminare più velocemente. Ora fai attenzione. Ogni corso sull'isola dello spavento può essere completato con una medaglia di bronzo, d'argento o d'oro. Per ottenere la medaglia di bronzo devi spaventare 5 nervi. Ne hai già spaventati 2. Ora raccogli la melma primordiale e spaventa gli altri 3 nervi. D'accordo. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo, procedi verso la prossima stanza. Dubito che ce la farai. Comunque, buona fortuna. Certo, grazie. Vabbè. C'è molta fiducia nel nostro operato. Ecco qui. Riempiamo tutta la barra disponibile. E via. Triangolo. No. Dio mio, che brutto con quegli occhiali di merda. Ok, avanziamo. Eccoci qua, Sully. Pazzo. Allora, diciamo cerchio quadrato, cerchio triangolo. No, ho sbagliato. C'ero quasi, però, dai. Ecco fatto. Kaboom. Ok, ce ne manca solo uno. Andiamo. Tra l'altro, io mi ricordo che una volta... Vabbè, prima finiamo un attimo di spaventare uno di sti robottini. Ecco qua. Sì. Fantastico. Dicevo,
Mi ricordo che una volta io dovevo spaventarne uno, ma continuava a muoversi e io ero in basso. Allora rapidamente lui continuava a muoversi, io rapidamente cercavo, salto, cerco fino a spammarlo. E una certa, lui era sopra, io ero sotto, continuavo a spaventarlo nonostante non mi vedesse. È tanto il gioco che gli frega finché lo spaventi. Per conquistare la medaglia d'argento in ogni corso devi raccogliere 10 monete Monsters & Company. Raccogli le monete in questa stanza per conquistare la medaglia d'argento. Poi continua nella stanza successiva. Certo! Allora, prendiamo le medagliette e proseguiamo nella stanza successiva. Ecco qui. No, ce n'è ancora una. Ce n'è ancora qualcuna qua dietro? No, perfetto. E via. No, sì, ce n'era ancora una. Io sono il mostro. Di catrame, certo. Avanziamo. Splendido, ce l'hai fatta. E ora la medaglia dorata. E dopo di quella, il tutorial sarà completato. Per conquistare la medaglia d'oro in ogni corso, devi spaventare gli altri 3 nervi in questa zona per un totale di 8 nervi per ogni corso. Potrebbe essere leggermente difficile. Questi 3 nervi sono rossi ed esigono un indicatore di paura completamente pieno. Raccogli la melma primordiale sparsa nella stanza, poi spaventa gli altri 3 nervi per completare l'addestramento con una medaglia d'oro. Danke. Ok, prendiamo gli ultimi barattolini. Ehi. Che tra l'altro forse ce ne sono più di quanti ne abbiamo bisogno, se non ricordo male, però non vorrei dire una cavolata. No, forse mi servono proprio tutti. Precisi. Quindi, ecco qua. Prendiamoli tutti, non facciamo gli schizzinosi. Ecco fatto. E tra l'altro ottenere tutti quanti i barattolini ti dà una vita extra. Mi fanno un sacco ridere le reazioni di Sally a me. Tra l'altro, ho appena notato una cosa che non ho mai notato in tutti gli anni in cui ho giocato sto gioco. Là sopra ci sono i capi, probabilmente, che ci stanno osservando su come stiamo andando qui nella prova. Non ci avevo fatto mai caso. Sono quei dettagli che, a parte che su PS2 con il televisore a tubo catodico magari manco vedevi tra un po', però interessante, dai. Ed eccolo qua, l'ultimo. Sta musica poi è incredibile, nonostante vada in loop per 200 ore è sempre bella da ascoltare. Ecco qua. vabbè. Sto arrivando! Ed ecco qua la medaglia dorata. Congratulazioni, siamo veramente sbalorditi. Hai completato l'orientamento mostri. Un'ultima cosa. Troverai delle cassette della posta sparse sull'isola. Contengono informazioni e consigli importanti. Per conoscerli, posizionati davanti a una cassetta e premi il tasto quadrato. Buona fortuna. Grazie, signora. E via, allora. Premi i tasti R2 e L2 per l'inquadratura a destra e a sinistra. Premi entrambi per guardare soggettivamente dagli occhi di un mostro. Grazie. Chi l'avrebbe mai detto? Premi X per andare su. Ottimo lavoro, signori. Allora, per affinare le vostre capacità e perché diventiate super produttori di spaventi,
renderemo le cose un po' impegnative. Oh, bene, fin qui almeno ce l'abbiamo fatta. La prima destinazione è il territorio urbano. Non preoccupatevi, seguite soltanto quell'indicazione e andrà tutto bene. Ricordate che alla Monsters Company riteniamo che voi, i nostri impiegati, siate le nostre risorse migliori. Grazie, signor Waterloos. L'isola dello spavento. E rieccoci di nuovo qua. Come vi dicevo, io per qualche motivo... una sola volta mi è successa sta cosa. Non sono più riuscito a uscire da questa stanza. Vuoi salvare? Certo. E via, usciamo.